Asset Management TV Week, nuovo appuntamento per quanto riguarda le nostre tavole rotonde di approfondimento, per quanto riguarda l'asset management. Come detto, siamo oramai insomma verso la fine della nostra settimana appunto dedicata al asset management e adesso andiamo ad affrontare il tema che vedete nel nostro titolo, cioè la riscossa degli investitori privati. 30 minuti scarsi di tavola rotonda e di chiacchierata in compagnia di Piero Guseo, Leverage Shares. Piero, ti ritroviamo con piacere, buongiorno. Buongiorno Giacomo, un piacere rivederti e un saluto a tutti a chi ci sta seguendo da casa. E un saluto anche a Marino Masotti, editor in chief di WebSim Intermonte. Marino, grazie per la disponibilità. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, contestualizziamo il nostro ragionamento molto brevemente. Come sapete, mi rivolgo ovviamente agli amici a casa, insomma, anche in virtù di quello che è accaduto in quest'anno, insomma, cioè con l'epidemia e con il fatto che siamo stati costretti a rimanere all'interno delle nostre case, a lungo, beh, insomma, c'è stato un po' il boom sul trading, non c'è solamente quello ovviamente legato alle proposte che arrivano via telefono o via SMS, che di consueto andrebbero evitati, ma anche insomma quello un po' più virtuoso. Comunque si è generato molto interesse nei confronti di questa attività. Proprio per questo vorremmo, con l'aiuto di Marino e con l'aiuto di Piero, provare a dare una panoramica ancora più ampia degli strumenti da utilizzare, perché vanno conosciuti in profondità. Gli strumenti di cui parliamo oggi sono gli ETP, che sostanzialmente sono la specialità di Piero Guseo e di Leverage Share. E allora Piero, parliamo insomma di questi strumenti, proviamo a contestualizzarli insomma in quello che di fatto è il momento che ci vede protagonisti insomma in tutti i sensi. Sì, certamente noi di Leverage Shares abbiamo ritenuto già un po' di tempo fa che lo sviluppo del trading e lo sviluppo di nuovi prodotti di investimento fossero necessari. Questo soprattutto per il mercato europeo, e quindi abbiamo lanciato questa serie di ETP, che sono degli prodotti che vanno ad investire direttamente fisicamente su dei sottostanti che sono azioni americane, per dare diciamo l'accesso agli investitori europei di poter investire su prodotti innovativi, perché sono prodotti che utilizzano una leva finanziaria, sono prodotti innovativi perché appunto presentano solamente un sottostante, che è una singola azione americana, sono prodotti che quindi spaziano sulle blue chips avendo diciamo 28-29 differenti sottostanti, potendo assumere una posizione sia long che short. Insomma, questa diciamo, riassumendo molto in breve, poi le caratteristiche principali del prodotto lo vedremo con Marino e con te insomma in questa discussione. Per coinvolgere Marino, Piero, rimango da te per chiederti su quali mercati insomma ci si muove. Probabilmente l'hai già accennato, io mi sono distratto un attimo, ma per diciamo così preparare anche qualche immagine da mostrare. Dicevo, il mercato di riferimento per quanto riguarda i prodotti di cui stiamo parlando. Sì, il mercato di riferimento è quindi il mercato azionario americano, anche se le ultime novità, recentemente abbiamo appena emesso 25 nuovi prodotti con alcuni sottostanti anche azioni UK, principalmente comunque sono azioni americane, il mercato di riferimento è quello. Le motivazioni sono varie, le svilupperemo, perché diciamo l'investimento diretto in l'azionario americano può creare delle problematiche all'investitore europeo, all'investitore italiano in questo caso, riguardanti sia i costi sia l'accesso diciamo a strategie che utilizzano la leva finanziaria, sia la possibilità comunque di poter usufruire diciamo di alcuni benefici fiscali dati dal fatto che l'investimento nell'azionario sottostante è all'interno di un contenitore che quindi permette di sfruttare al meglio diciamo sia la tassazione diciamo dei dividendi sia il posizionamento diciamo sul sottostante americano anche in orari di trading dei nostri prodotti quotati sia in Londra che in Euronext, Amsterdam e Parigi, che sono differenti rispetto diciamo a quelle del mercato americano di riferimento insomma.
Quindi questo sicuramente è una possibilità in più che viene data da leverage shares utilizzando diciamo, i nostri prodotti di investimento. Perfetto, e allora io vengo da Marino Masotti, editor in chief di WebSim Intermonte, anche un po' per fotografare su questo fronte un po' il mercato americano, che insomma la stretta attualità lo vede protagonista su più fronti, in primis insomma le trimestrali, ma non soltanto. Dunque insomma ETP, mercato americano, proviamo Marino a contestualizzare e a fotografare meglio insomma la situazione. Prego, a te la parola. Beh, il mercato azionario degli Stati Uniti in questo momento continua a essere in un grande momento positivo, favorevole, e perché le banche centrali quasi ogni giorno praticamente rassicurano, tranquillizzano, quietano, mettono quiete e soprattutto stanno tenendo bassi i tassi di interesse, che sono quelli che un mese fa avevano spaventato gli investitori. Il Treasury nota 1,62 fa star bene tutti, ridà fiato ai tech che avevano, diciamo così, si avevano un po' rallentato nelle scorse settimane, e questo fa sì che, al di là del fatto che ieri il Nasdaq abbia fatto meno 1, oggi vedo che i future sono di nuovo su. Quindi insomma questo è il trend. Questo è il trend importante secondo me da seguire, cioè quello che è guidato dalle banche centrali. Devo dire non solo dalle banche centrali, perché gli ultimi dati diffusi proprio in questi giorni stanno mostrando che a fianco della Federal Reserve c'è il governo, c'è la Casa Bianca, c'è l'amministrazione Joe Biden, che intanto ha presentato questo piano colossale di investimenti, che seguiva poi il piano di sostegno altrettanto colossale. E soprattutto non sono solo soldi stanziati, sono soldi spesi, sono soldi già arrivati, che oggi possiamo dire i mercati sono saliti nelle ultime settimane, e anche perché il governo ha messo mano al portafoglio e ha portato liquidità nel sistema. Dove lo si vede questo? Lo si vede nel conto corrente del governo, del tesoro degli Stati Uniti. Non è un conto corrente, è una cosa molto più complicata, certo. Diciamo che è come se fosse il conto corrente del tesoro degli Stati Uniti presso la Federal Reserve. Bene, questo conto quest'estate era 1900 miliardi, adesso è 800 esatto. miliardi. Vuol dire che questi soldi sono stati spesi, investiti, usati, impiegati, sono arrivati sui mercati, detto in un altro modo. Ma non solo, se c'è un'attesa positiva sui mercati è anche perché diciamo che c'è una capacità di spesa da parte dell'amministrazione Biden che potrebbe valere intorno almeno 300-400 miliardi, perché diciamo che nella media questo conto corrente negli ultimi anni è stato intorno ai 300-400 milioni, per cui Biden potrebbe spendere altri 400 milioni per sostenere l'economia, far affluire liquidità, e tutto questo ovviamente crea un clima positivo, evita scossoni, tiene la volatilità molto bassa, insomma il clima perfetto per investire nelle azioni. Perfetto, allora Marino ci ha un po' fotografato e contestualizzato insomma l'ambito all'interno del quale, Piero, voi agite insomma con i vostri prodotti in ETP. A questo punto forse possiamo anche provare a utilizzare insomma e a sfruttare questa fotografia, queste argomentazioni per introdurre ancora di più insomma alcuni dei vostri prodotti e spiegarli insomma cercando di capire quali sono insomma i benefici nel momento in cui ci sono e eventuali rischi. Sì, certamente il mercato americano quindi diventa il nostro mercato di riferimento con i prodotti che abbiamo emesso in questi anni qua. Ovviamente i prodotti che noi forniamo non sono prodotti di gestione attiva, no? Quindi sono dei prodotti che vanno a replicare utilizzando una leva comunque l'andamento di un sottostante. E quindi diciamo, mettiamo a disposizione dell'investitore dei prodotti che devono essere utilizzati per andare a ricercare l'alfa di portafoglio fondamentalmente nel breve periodo. Il prodotto leverage shares con un determinato sottostante, che possa essere diciamo i famosi FANG o comunque diciamo un titolo molto, molto utilizzato diciamo da chi fa trading come Tesla per la sua volatilità, uno dei pochi titoli diciamo
importanti, diciamo che ancora una liquidità vecchio stampo, insomma, visto che la liquidità con la forward guidance delle banche centrali sicuramente è molto inferiore rispetto al passato. Questi prodotti ovviamente devono essere utilizzati con sapienza da parte degli investitori. Voglio sottolineare questo perché, per esempio, lo stesso utilizzo della leva finanziaria può essere visto in un duplice modo. Può essere visto sia come un potenziare, diciamo, le performance. Non a caso alcuni prodotti utilizzano anche il nome di turbo. Come esattamente può essere vista la leva come un ottimizzatore dell'esposizione nel portafoglio, cioè la possibilità di utilizzare la leva non è solamente dal lato della performance, ma è anche dal lato dell'esposizione. Faccio un semplice esempio: avendo una leva a 2 o 3 lunga, ovviamente riesco ad ottenere un'esposizione ad un sottostante utilizzando meno risorse, quindi ottenendo un'esposizione, liberando risorse magari per gestione della liquidità o per implementare ulteriori strategie all'interno del portafoglio. Ovviamente quando si utilizza un prodotto penso che la prima cosa da osservare e da conoscere sia proprio il prodotto in sé e quindi come è costruito e quello che offre un prodotto. Io credo che per esempio un ETF che va a riprodurre, diciamo, un indice che ha il beneficio di avere una gestione dell'indice già preconfezionata senza doverla creare da se stessi. La stessa cosa i nostri prodotti offrono questo beneficio. L'idea di poter creare una posizione a leva è un qualcosa che ogni investitore, volendo e avendo un po' di conoscenze, potrebbe ottenere. Il problema è proprio questo: noi andiamo a creare il prodotto andando ad acquistare fisicamente il sottostante. Questo significa che con il nostro prodotto un investitore ha effettivamente in tasca la sottostante azionario di riferimento, e la leva che viene costruita, diciamo, andando ad acquistare ulteriore sottostante per costruire la leva con dei borrowing cost, quindi dei costi per finanziamento che sono Fed Funds più uno spread dell'1%. Credo che questo tasso di finanziamento sia un tasso che un retail non può raggiungere, che viene offerto da un prodotto che quindi è un prodotto liquido in quanto quotato su borse regolamentate, su Londra e su Euronext. È un prodotto che quindi, essendo quotato, utilizza un market maker che dà liquidità. È un prodotto che quindi prevede un NAV che sia sempre in linea, diciamo, con l'andamento del sottostante. Ed è un prodotto che dà la possibilità agli investitori anche di scegliere la valuta con cui valorizzare NAV. Quindi anche il tasso di cambio, perché ogni nostro prodotto ha tre ticker differenti che esprimono il NAV in tre valute diverse, quindi il sottostante dollaro americano, l'euro e o la sterlina, che sono quindi possono essere le valute locali dell'investitore, e avendo un accesso, diciamo, a un tasso di cambio istituzionale, quindi con costi assolutamente istituzionali. Quindi in realtà questo è quello che offre il prodotto, la possibilità quindi di avere direttamente il sottostante con una forma di investimento diversa e accessibile grazie, diciamo, alla presenza, alla quotazione dei prodotti sulle borse regolamentate. Piero ha citato alcuni dei titoli sicuramente che attirano di più l'attenzione degli investitori, e cioè, insomma, Tesla, ha citato anche i Fang. Torno da Marino Masotti per anche in questo caso dare una spiegazione un po' più, diciamo, da osservatore e un commento, insomma, sull'andamento di questi titoli che hanno fatto, si sono erti protagonisti durante il primo anno, diciamo, di pandemia. Adesso un po' allineati con la gestione di Joe Biden, sono meno soggetti, diciamo, ad aggiornare i massimi, ma rimangono comunque, diciamo così, in testa, no? Tra i titoli più che destano più curiosità e interesse, appunto, da parte degli investitori. Marino. Sì, allora, questa potrebbe essere, diciamo, la seconda puntata. Quello che ho detto prima, secondo me, è, diciamo, la spiegazione o comunque un'interpretazione, un'anticipazione di un movimento che secondo me proseguirà, diciamo, per qualche settimana, poi più in là non ci andiamo, ma per qualche settimana
secondo i tech dovrebbero essere ancora, cioè perlomeno con il treasury note a questi livelli i tech non si fermano, e quindi io starei ancora per qualche giorno perlomeno sui tech. Personalmente non mi piace Tesla, anche per ragioni di analisi tecnica che i nostri analisti hanno messo in evidenza nei giorni scorsi, e anche perché veramente siamo nelle mani, non dico nella testa di Elon Musk, ma forse nello stomaco di Elon Musk. Quindi io direi che Tesla non metterei neanche un soldino, ma comunque con tutto il rispetto per la società. Anche oggi Goldman Sachs, all'interno di un grande report su dove va il mondo, il pianeta, dice: cosa compriamo alla fine? Tesla e Volkswagen, perché l'auto elettrica qua e resta e sarà. Certo. Però detto questo, io starei sui tech, ma non su questa, la parte più volatile, ma su quelli che secondo me sono più agganciati alla dinamica, quindi è fondamentali. Alphabet, per esempio, ma anche Facebook ed anche Amazon forse un po' meno. Quindi se io starei su questi grandi nomi, non andrei su Alibaba, che non è Wall Street, ma è di fatto come se fosse ancora un po' Wall Street, perché secondo me quello che è successo tra Jack Ma e Xi Jinping, diciamo così, per il momento è meglio stare un po' lontani. Però in tutto questo io penso che non ci sia ancora tanto da, cioè non starei così tanto tranquillo e guardando al medio periodo per quanto riguarda i tech. Starei su un orizzonte molto più breve e con un'esposizione non elevata. E questo, rilacciandomi a quello che diceva Piero Guseo, ecco, questi nuovi strumenti semplicemente che sono di una grande complessità, perché io mi sono un po' perso quello che diceva Piero, questa grande complessità che c'è dietro, di fatto si traducono in una semplicità di utilizzo che si associa anche a una moderazione. Quindi non c'è bisogno di esporsi tanto, perché con la leva di fatto si può mettere un soldino su uno di questi titoli che per esempio ho detto, ma pure qualcun altro, e quindi giocarci questa possibilità di proseguimento del rally, ma senza, diciamo così, rischiare di scottarsi. Il soldino, diciamo, educato, che appunto Marino diceva che non, personalmente non metterebbe ad esempio su Tesla. Ovviamente poi, insomma, nel caso in cui magari vorrete avere qualche informazione in più da Piero, poi a fine della chiacchierata, Piero, abbiamo ancora 5 o 6 minuti, dai, sì, i tuoi riferimenti, così insomma, per, certo, eventuali approfondimenti, perché è anche altrettanto vero che, come dice Marino Masotti, insomma, è una conversazione, un approfondimento che meriterebbe più del tempo che abbiamo a disposizione. Però, tornando al soldino educato di cui parlava, lo dico col sorriso ovviamente, Marino, Piero, torno da te anche un po' per chiudere il nostro ragionamento e, sì, cercando di capire anche dove possiamo andare, quali sono, insomma, diciamo, le destinazioni che dal vostro punto di vista possono essere interessanti attraverso appunto gli strumenti che mettete a disposizione. Beh, innanzitutto prendo, Marino ha sicuramente ci ha fornito degli spunti molto interessanti, mi ha fornito anche un assist, e anche l'aggettivo del soldino educato lo ritengo un assist. Educato nel senso, deve essere educato il soldino quando è consapevole l'investimento, è consapevole, diciamo, l'azione che si fa sul mercato. Marino ovviamente ha fornito alcuni spunti, si può ovviamente essere d'accordo come anche in disaccordo, ma il punto è proprio questo: leverage shares su tutti i sottostanti che Marino ha citato, che sono sottostanti presenti nei nostri prodotti, permette, diciamo, all'investitore di prendere una posizione in base alle proprie convinzioni. Cioè, se la convinzione è quella di un movimento ancora rialzo di un titolo sottostante, leverage share fornisce un prodotto a leva che permette quindi di avere questa esposizione lunga sul sottostante e quindi di seguire queste proprie convinzioni. Ma allo stesso tempo, negli stessi sottostanti citati da Marino, noi abbiamo anche il prodotto short, che quindi permette all'investitore di coprirsi su eventuali ribassi o addirittura magari puntare a creare alfa sul ribasso di qualche titolo sottostante. L'importante è che tutto sia educato, cioè che ci sia la consapevolezza, e qua vengo magari più all'investitore italiano retail, sì, sia degli strumenti che si possono avere a disposizione, sia di quello che lo strumento in sé offre. I nostri strumenti quindi non solo permettono appunto di poter seguire
le proprie convinzioni su determinate sostanze, sia long che short, ma permettono, per chi magari conosce meglio le problematiche anche di un investimento diretto su sottostanti fisici azionari americani, di risolvere alcune problematiche. Andiamo per esempio a immaginare la problematica della tassazione dei dividendi. I dividendi americani sono dividendi che provenienti da società estere, quindi sono soggetti comunque ad una tassazione che parte per prima dal governo americano. La tassazione sui dividendi da parte del governo americano è attorno al 15%, la tassazione per un investitore italiano è sui dividendi sul 26%. Ovviamente c'è la possibilità di evitare questa doppia tassazione, lo si può fare semplicemente utilizzando i prodotti di risparmio gestito amministrato, che ovviamente vanno a gestire, diciamo, anche questi flussi da parte delle azioni sottostanti, e quindi vanno a ottimizzare, diciamo, la tassazione fiscale. Lo si può, se si è seguiti ovviamente da consulenti e da intermediari, diciamo, che sanno affrontare il problema, questa problematica, diciamo, di una tassazione dei costi anche di tenuta di un dossier titoli per azioni estere può essere comunque risolta andando a utilizzare, ecco, strumenti come i nostri, leverage shares, prodotti che quindi vanno a comprare fisicamente il sottostante, e quindi è come detenere direttamente il sottostante fisico, andando a ottimizzare anche appunto questo flusso eventuale di dividendi che vengono nei nostri prodotti reinvestiti, quindi vanno a creare NAV e non subiscono quindi tassazioni particolari. La stessa cosa, anche noi sottolineiamo questo fatto che la nostra posizione viene creata utilizzando, proprio andando a comprare fisicamente il sottostante. L'utilizzo di altri strumenti alternativi che possono essere i derivati che un investitore può trovare, ovviamente devono prevedere anche una conoscenza dello strumento in sé, delle caratteristiche di uno strumento derivato. E se andiamo poi a rimanere sul discorso della tassazione, sono in pochi qua in Italia che conoscono una sezione che va sotto, si chiama 871M, una sezione dell'Internal Revenue Code americano, che quindi crea dei problemi sulla tassazione, sull'utilizzo dei derivati riguardanti, diciamo, singole azioni sottostanti americane, perché può essere, viene visto dal governo americano, diciamo, come un modo per ottenere il flusso di cassa evitando poi, diciamo, la tassazione del dividendo che avviene detenendo, diciamo, direttamente sottostanti. Insomma, questo viene risolto utilizzando prodotti come leverage shares, che quindi permettono l'esposizione fisica sul sottostante e l'ottimizzazione quindi dei costi e delle gestioni, diciamo, della tassazione e delle imposizioni fiscali. Ancora un minuto, giusto per ricordare, Piero, forse lo hai già fatto in questo anche tuo ultimo ragionamento, ma proviamo a farlo un'ultima volta, che insomma dei nuovi 25 prodotti che ci spiegavi, insomma, da parte vostra, leverage share, insomma ce ne sono 24 tutti US equity, quindi insomma più o meno allineati con la direzione, sì, no? Che sta... In realtà, esatto, i prodotti in totale sono 65 sottostanti, quindi prevedendo per ogni sottostante diversi fattori di leva, i sottostanti sono 28-29 sottostanti differenti, principalmente americani, a parte le ultime novità che prevedono appunto alcuni sottostanti UK. Questo per ora, e i progetti in realtà di leverage share sono ulteriori. Per ora, diciamo, mettiamo a disposizione dell'investitore europeo la possibilità appunto di andare ad investire direttamente sull'azionario americano, utilizzando quindi un veicolo alternativo che permette, diciamo, sia di utilizzare la leva finanziaria, sia comunque di detenere direttamente il sottostante azionario. Questo è diciamo l'offerta di leverage shares, sì. E credo che insomma sia un'offerta molto interessante. In questo momento tutti i nostri prodotti quindi sono anche disponibili su Euronext Amsterdam e Parigi, che è la borsa per ora, la borsa che vediamo come la borsa di accesso per il mercato continentale europeo. Volevo ringraziare per essere stato qui con noi e per averci aiutato a fotografare, insomma, questo tipo di prodotti finanziari. Marino Masotti, editor in chief di WebSim Intermonte. Marino, il tempo a nostra disposizione è finito, però mi piacerebbe provare a stuzzicarti chiedendoti con una parola, un commento, ma proprio una, massimo due, su la novità del Coinbase.
Non la vogliamo analizzare, ma in una o due parole come definiresti questa novità, diciamo così? Due parole, non spettacolare come mi aspettavo. Ok, ci torneremo senz'altro ovviamente anche su questa view da parte di Marino Masotti. Piero Guseo, ovviamente, grazie anche a te. Leverage Shares, se i nostri Grazie telespettatori Giacomo. vogliono approfondire il tema, come ti contattano? Beh, tramite leverageshares.com, che è il nostro sito, ci si può iscriversi anche alle newsletter o comunque diciamo utilizzare tutti i canali per andare a comunicare direttamente con Leverage Shares. Abbiamo anche una rubrica presente su WebSim Intermonte, dove ci sono delle idee di investimento che utilizzano appunto su sottostanti presenti nei nostri prodotti e quindi ci sono molti canali, ecco, per rimanere aggiornati sulle novità Leverage Shares. Grazie ancora a Piero Guseo e a Marino Masotti. Scusate, Asset Management TV Week prosegue. Dopo di noi c'è Manuela Donghi con un'altra tavola molto interessante. Grazie per averci seguito. Adesso pubblicità al rientro con Manuela. Restate con noi.